Ben ritrovati con Piavi TV e ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione del Veneto orientale. Torniamo qui con Sergio Grego, il direttore del Consorzio di Bonifica del Veneto orientale, a parlare di ambiente, di rispetto dell'ambiente, di natura, di tutela del nostro territorio. E qui a fine anno 2022 non possiamo che fare con lui un po' un bilancio di quest'annata e di com'è andata l'attività del Consorzio. Grazie. E un saluto a tutti. L'anno è stato un anno molto molto complicato, diciamo, soprattutto l'estate siccitosa che tutti abbiamo visto passare sui nostri territori, e quindi direi che il dato più significativo di quest'anno è stata la siccità, la grande siccità, che adesso viene accompagnata, fortunatamente non qui da noi, ma sfortunatamente in altre parti d'Italia, da queste grandi piogge. Possiamo dire che forse abbiamo capito che il cambio climatico non è un'opinione, ma è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Abbiamo l'intelligenza, le risorse, la capacità per farli i conti e anche per correggere un po' il tiro generale. A noi non competono questi grandi problemi, ci competono dei problemi più semplici, ma adesso dobbiamo affrontarli seriamente. Quest'anno è stato anche l'anno del centenario del 2022, del congresso di San Donato del 22. Lo abbiamo degnamente celebrato con questo percorso di 5 anni di festival che si è concluso quest'anno. Oggi adesso stiamo redigendo gli atti e i libri che racconteranno questa nostra esperienza, dove si parlava proprio di sostenibilità e di cambio climatico. Grazie a questo e a un'attività interna nostra interessante abbiamo già individuato i grandi temi su cui dobbiamo lavorare, su questi territori che sono i più vulnerabili al cambio climatico, perché sono sotto il livello del mare, l'apporto di acque dipende solo dall'attività antropica, noi prendiamo acque dal Piave, dalla Livenza, la trasportiamo con i canali, quindi tutte queste cose devono essere ricalibrate alla nuova situazione per poter continuare ad avere un territorio ricco. Come sappiamo, siamo ricchi da tanti punti di vista, sul manifatturiero, sull'agricolo, sul turistico in maniera particolare, e quindi è necessario che abbiamo qualcosa da fare, insomma, lo faremo sicuramente. E questi temi pro sostenibilità dove si focalizzano? Ma noi abbiamo tre grandi settori di intervento. Parlando di difese a mare, dovremmo potenziare tutto il nostro sistema arginale verso mare con gli sbarramenti che abbiamo, le arginature a mare. E contestualmente queste diventano anche poi gli sbarramenti delle acque dolci che non vadano a mare. Noi abbiamo tutto il territorio sotto il livello del mare, quindi dovremmo sbarrare le foci, non dei grandi fiumi perché è impossibile, ma di tutti i canali nostri che vanno verso il mare, e questa è una prima barriera che dobbiamo ricostruire. Si parla di 8 zeri di cifre, insomma, però sono piani che possono durare 10-15 anni, quindi facendo un certo attività ogni anno, quest'anno abbiamo già avuto 20 milioni, ce la facciamo. Abbiamo la ridistribuzione delle acque a monte e gli interventi diffusi all'interno dei centri urbani con la rigenerazione urbana. Un'attività molto intensa e ha già qualche cantiere in previsione per il 2023? Significativo? Beh, noi abbiamo 30 milioni di euro in corso che dovremo completare entro il 2023 e abbiamo già finanziamenti per altri 30 milioni. Il più consistente sono 20 milioni che ci sono stati finanziati a seguito anche della siccità per potenziare il sistema di distribuzione a monte con un sifone sotto il fiume Livenza che metterà in collegamento i due territori del sinistra e destra Livenza per un compendio delle disponibilità irrigue e per una distribuzione più razionale. Questo lo faremo l'anno prossimo assieme a tutta un'altra serie di piccoli interventi da 1 milione, 2, anche 3 milioni di euro che si distribuiscono un po' in tutto il territorio. Bene, allora, visto che siamo a fine anno, visto che ormai siamo in prossimità delle vacanze natalizie e di queste festività, chiudiamo con gli auguri di Natale. Allora, ingegnere, un augurio per i nostri telespettatori, ma anche per tutte le persone che lavorano, collaborano con il Consorzio. Ho sentito pochi giorni fa una statistica, no, degli italiani sono depressi e spaventati. E vorrei invitare tutti a superare questo momento dandosi animo da un po' in comunità, e spero che il Natale porti a tutti invece un po' di serenità, di leggerezza e voglia anche di godersi questi momenti che passano. Quindi
un augurio a tutti di un felicissimo Natale, insomma. Allora noi non possiamo che ringraziare il direttore del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, sperando di trovarlo, anzi sicuramente l'anno prossimo, per altri approfondimenti sempre su questo tema a noi così caro, e noi ci rivedremo nel prossimo appuntamento. Arrivederci!